sono di Rivoli. Rivoli si trova, diciamo, al fondo, da un po' fuori dalla Val di Susa, all'inizio della Val Sangone. La Val Sangone è l'altra valle interessata dal progetto, un territorio un po' diverso dalla Val di Susa, una storia profondamente diversa, su cui con fatica stiamo costruendo movimento e sensibilità. Ezio Berto, che è dei notari di Torino, e Tommaso Sergotti della Val di Susa. Quindi diciamo che ci sono le tre componenti geografiche del percorso di questo maledetto treno. Volevo riassumere 22 anni di lotta in pochi minuti, è veramente difficile, non voglio correre il rischio di esagerare, anche perché poi quando si inizia a parlarne dice l'entusiasmo e la passione sulla coscienza razionale del tempo che passa, quindi cercherò di autoregolarmi, ma chiedo anche l'aiuto di tutti per... volevo però cogliere alcuni spunti dell'amico che ci ha introdotti, ma prima ancora voglio rinnovare il ringraziamento per l'accoglienza. È un ringraziamento non formale, ma di sostanza, un ringraziamento sentito, che stiamo ripetendo in tutte le sedi, quindi è un'accoglienza veramente diffusa che da un lato ci gratifica, ci commuove, perché fa parte di chi lotta con fermezza, avere dei sentimenti forti, e dall'altro lato ci carica anche di responsabilità, perché testimonia di un'aspettativa, di un'attenzione nei confronti del movimento No TAV importante, insomma, e quindi dobbiamo stare ben attenti a non sbagliare, a non deragliare nel caso di dire, e ovviamente faremo tutto ciò che è in nostro potere perché ciò non avvenga. Credo che sia importante la scelta che è stata fatta di realizzare questo tour, l'ho già detto in piazza oggi, ma immagino ci sia anche qualcuno che oggi non c'era, quindi lo ribadisco un attimo, perché è veramente ora di aiutare la presa di coscienza che il TAV non è un problema della Val di Susa e o della Val Sangone, che si conosce ancora meno, ma è un altro territorio che rischia di essere fortemente violentato e deturpato. Non è un problema di queste valli, non è il problema di Torino, che sarebbe comunque anche pesantemente interessata, è il problema di una nazione in cui si decidono le opere per convenienza politica ed affaristica e non in base ai criteri di utilità effettiva per la collettività.